Benvenuti in questa puntata di Culture Mondo. Noi siamo Michela e Matilda e oggi ci troviamo nel Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali. Ci troviamo qui per intervistare un'associazione studentesca, Aula 1240. Andiamo! Buongiorno e benvenuti a Culture Mondo, il nostro format sulla cultura. Oggi siamo in compagnia dell'associazione studentesca Aula 1240. Le presentiamo. Io sono Giada. Io sono Chiara. Io sono Alessia. Io sono Arianna. Beh, ragazzi, iniziamo con la prima domanda. Com'è che è nata l'associazione? Perché? E soprattutto il nome Aula 1240? Allora, l'associazione nasce ormai 2 anni e mezzo fa e nasce dall'idea di due ragazzi, Francesca Ortalizio e Luca Micheletti. Nasce davanti semplicemente a un caffè perché si parlava di far qualcosa, si parlava anche del fatto che Francesca aveva fatto un'esperienza Erasmus all'estero e aveva conosciuto delle realtà associative lì a Bristol. E parlando con Luca è venuta fuori questa idea qui e pian piano ci ha coinvolto. E infatti sia io che Arianna siamo anche tra i membri fondatori dell'associazione. L'idea era quella appunto di fare cultura, uscire un attimo dal mondo accademico, cercando anche di offrire a tutti quello che erano le nostre conoscenze, lavorare con le scuole, fare progetti appunto con le scuole. Infatti abbiamo fatto il nostro primo progetto, è stato appunto con l'associazione Usina Alunni all'interno dell'Istituto San Rocchi, e noi appunto parlavamo del ruolo della donna nella storia. E vista era più che altro, si parlava del lavoro delle donne nella storia, quindi si presentavano ai vari ragazzi quelle che erano dei personaggi chiave che avevano comunque portato un contributo all'interno della storia. E poi pian piano quello che abbiamo fatto inizialmente era appunto cercare e vedere se c'era un consenso da parte di altri studenti, e quello per noi era è stato la base dove poi tutto è partito, perché altrimenti senza poi i nostri soci noi non saremmo andati avanti. Infatti mi piace tantissimo che uno dei vostri motti è il fatto che c'è questa piena partecipazione dei soci agli eventi e ai progetti. Esatto, quello per noi è stata la base per la costruzione della nostra associazione. Il nome invece nasce un po' per caso, perché nei primi incontri dove abbiamo dovuto vedere quelle che erano tutte le questioni burocratiche, dalla stesura dello statuto associativo alla appunto creazione del comitato che poi organizza il tutto. E noi eravamo a Fiera Vecchia e in aula, era l'aula M, giusto? Sì, era l'aula B. Ed è andato un po' così, e aula B ci sembrava un po' riduttivo, e poi abbiamo deciso di associare questa data 1240. 1240 è l'anno di fondazione dell'Università di Siena, quindi c'è questo anche legame con l'università, anche perché noi siamo un'associazione studentesca riconosciuta dall'Università di Siena. Come avete affrontato i cambiamenti che si sono presentati durante la pandemia da Covid? Allora, è stato un po' difficile perché noi avevamo l'aperitivo di presentazione dell'associazione il 5 marzo 2020 e il 5 marzo 2020 l'università è stata chiusa, quindi per noi è stato inizialmente molto difficile perché avevamo in mente tanti progetti in presenza, tanti idee di progetti da fare nelle scuole, e soprattutto quello che volevamo fare era appunto creare questo senso di comunità.
e ci siamo dovuti reinventare stando appunto ognuno a casa propria perché non ci si poteva vedere, ed è nato, sono nate pian piano delle rubriche digitali. Infatti noi abbiamo un blog, molti ragazzi hanno scritto sul nostro blog, e poi abbiamo iniziato ad usare i social e creando delle rubriche sui social e coinvolgendo anche inizialmente, visto che comunque eravamo molto giovani come realtà associativa, e diciamo il primo punto di contatto sono stati i docenti nel nostro dipartimento che ci hanno spronato ad andare avanti. Abbiamo fatto con loro anche delle rubriche, una di queste si chiamava Raccontami, e si cercava di affrontare nei vari periodi storici quelli che erano state appunto le varie epidemie che c'erano state, tranne anche quelli che erano poi alla fine gli effetti positivi alla fine di queste grandi, diciamo, disastri che c'erano stati all'interno della storia. Quindi questo, diciamo, è stato quello che abbiamo fatto, come ci siamo dovuti reinventare per causa di forza maggiore, perché eravamo tutti distanti e quindi non riuscivamo a portare a termine quello che volevamo fare. E, diciamo, questi sono stati i nostri primi progetti, e poi c'è stato anche il Pensieri in Libertà, che abbiamo fatto sempre nel primo periodo, quando eravamo ancora in quarantena, nella prima quarantena, dove abbiamo cercato di coinvolgere sia i docenti universitari, ma anche gli iscritti alla nostra associazione, i nostri soci, ma anche persone che venivano dall'esterno. Giada, io adesso ho una domanda per te. E sei la nuova presidentessa dell'associazione, però diciamo, ti sei approcciata a questo mondo diciamo, un pochino in ritardo rispetto alle tue colleghe. E com'è che hai conosciuto questa realtà e come ti sei approcciata appunto a questa situazione, all'associazione? Allora, io ho conosciuto l'associazione tramite appunto l'email che mi era arrivata per l'iscrizione a questa associazione nel 1240, non ho andata a vedere di che cosa si trattava, e ho scoperto che comunque era una realtà che poteva rispecchiare comunque i miei valori, perché anch'io sono molto legata al fatto della diffusione della cultura, della divulgazione, e quindi già avevo in mente collaborare in qualche modo con l'università, di avere una parte attiva, e quindi ho contattato le ragazze e appunto sono entrata come socia. Inizialmente ho dato una mano con i social, con Instagram, e ho proposto alcune idee, poi assieme a un'altra ragazza abbiamo realizzato anche la serie Raccontami Siena, che appunto raccontava i luoghi di maggiore interesse artistico qui a Siena, sono una serie di video. E niente, successivamente poi la ex presidentessa Alessia mi ha fatto la proposta di entrare nel direttivo, e niente, poi con quest'anno nuovo ho deciso di candidarmi come presidentessa proprio per portare avanti questa realtà, che insomma mi sembra molto bella, molto utile anche agli studenti, perché permette a tutti di avere una parte attiva nella comunità universitaria. Ecco. Invece, per quanto riguarda i progetti, ci volete parlare dei vostri progetti, sia futuri che precedenti, e soprattutto del progetto che avete avuto con Libera Toscana? Allora sì, il progetto con Libera Toscana nasce in realtà da un interesse personale. Sono sempre stata molto interessata a queste tematiche che parlavano comunque di associazionismo, chiaramente inteso negativamente, quindi associazioni criminali. E la realtà di Libera Toscana, in particolar modo noi siamo appoggiati al presidio regionale, ci ha dato una mano moltissimo, proprio perché comunque noi non conoscevamo in realtà delle realtà affiliate a Libera, quindi ci hanno aperto la strada sotto tanti punti di vista, a partire appunto dai contatti con gli ospiti che abbiamo avuto. E il progetto in realtà era nato a partire però dalla storia, quindi cercare innanzitutto un personaggio che potesse parlarci della storia della mafia, come nasce e come oggi si è evoluta.
E poi abbiamo tracciato un cammino che in realtà riguardava le discipline universitarie, quindi abbiamo trattato la giurisprudenza, l'economia. Ma forse uno degli incontri che ci è stato più a cuore è stato l'incontro di marzo, che appunto marzo è il mese che Libera dedica alla memoria, e abbiamo avuto due ospiti vittime di familiari di vittime di mafia. E poi l'ultimo incontro con Luisa Impastato, che credo sia un nome più conosciuto, appunto la nipote di Peppino e Felice Impastato, che ha parlato non solo da familiare di vittima di mafia, ma soprattutto ha parlato a livello proprio di impegno. Lei appunto è presidente dell'associazione Casa Memoria, e quindi un po' l'incontro si chiamava Trasformare il dolore in impegno, e quindi è stato molto importante per noi il contatto con questa realtà, e speriamo insomma di portarla avanti sotto altre forme. E visto che comunque siete un'associazione molto attiva, ho visto sia dal punto di vista dei progetti che i social, Twitter, Facebook, quindi quali sono, diciamo, i progetti futuri che ci potremmo aspettare dall'associazione a cui state già pensando? Un piccolo spoiler, dai! Allora, noi abbiamo sempre avuto tantissime idee, proprio sin dall'inizio, come giustamente ha ricordato Alessia, avevamo in mente un modo di portare avanti i nostri progetti, quindi andare andare nei luoghi dell'università, fare eventi in presenza, chiamare ospiti, cioè avevamo una miriade di idee, poi il Covid ci ha costretti a ripiegare sui social, che attenzione, però ci teniamo a sottolineare che ci ha dato comunque tante soddisfazioni, il blog, le varie rubriche sui vari social, ci hanno regalato veramente belle emozioni e belle esperienze. E mentre per quest'anno vorremmo provare, speriamo, ad andare in presenza finalmente. E, senza comunque abbandonare i social, i blog, perché comunque per noi sono, ecco, una parte attiva del nostro lavoro. Continuare le rubriche, speriamo, ora ci sono l'apertura delle iscrizioni, quindi ci saranno anche nuovi soci, quindi noi confidiamo anche che molti progetti partano da loro, come è stato per gli anni precedenti. Non so, c'è stata la rubrica sulla storia in cuffia, che è partita tutto da un socio, o Chunk Storia, che era un'altra rubrica che è partita anche questa da una socia, dalla volontà di scrivere degli articoli, e che quindi pian piano ha coinvolto altri ragazzi e si sono create delle vere redazioni. Noi avevamo Echi di Libri, che è stata un'altra, avevamo dalle 3 alle 4 redazioni aperte, dove ognuno poteva scrivere qualcosa, quello che più si sentiva, i suoi interessi venivano, ecco, espressi attraverso gli articoli e attraverso le varie rubriche. Comunque devo dire, a sentirvi comunque raccontare la vostra esperienza, siete veramente molto organizzate, riuscite a trattare di tantissimi argomenti. Io molti grandi complimenti, ecco. Grazie. Sì, diciamo che c'è stato un impegno, e sì, è vero. È un po' che ci facciamo, perché cerchiamo sempre di accontentare tutti, cioè ogni socio che viene, che porta un'idea, noi siamo contenti e quindi lo spingiamo affinché questa idea si realizzi. Abbiamo anche un podcast, tra l'altro, e speriamo di poterlo continuare, che si chiama 900 in pillole su Spotify. Abbiamo collaborato a un altro podcast con altre associazioni, sia dell'Università di Siena sia del territorio, e quindi sì, abbiamo tanto, c'è tanto da lavorare, ma non siamo molto felici di farlo, però ecco,
quello che vogliamo anche un po' tutti sottolineare, se non ci fossero i nostri soci, comunque i ragazzi che partecipano attivamente, noi avremmo ecco, abbandonato questa idea di andare avanti nei primi 6 mesi della nascita della nostra associazione. Perché poi anche una cosa importante ci teniamo a sottolineare è che vogliamo diffondere la cultura in tutti i suoi aspetti, quindi è vero, l'associazione è stata fondata principalmente da storici, però mano a mano si sono aggiunte persone di altri indirizzi e per fare un esempio Giada ha portato avanti la rubrica Raccontami Siena. E Raccontami Siena era appunto questa rubrica che era partita dall'idea mia e di un'altra ragazza, Elena, che appunto raccontava attraverso dei video molto brevi i maggiori luoghi di interesse artistico qui a Siena, poiché sia io che l'altra ragazza Elena veniamo dal curricula di storia dell'arte, quindi insomma ci tenevamo a far conoscere Siena anche da questo punto di vista, nelle sue curiosità magari che più sconosciute che non si conoscono. Ad esempio l'anno scorso nel comitato direttivo c'era una ragazza che studiava medicina e comunque i nostri soci ecco, non vengono solo dal nostro dipartimento di SSBC, ma quindi non fanno parte dei corsi di storia e documentazione, storia dell'arte, ma vengono anche da altri dipartimenti, anche non affini alle facoltà umanistiche. Abbiamo ragazzi di economia, ragazzi che vengono dalla giurisprudenza, ragazzi di medicina, ragazzi che vengono dal dipartimento di biologia. Quindi ecco, è quello che volevamo fare all'inizio, cioè non essere solo noi, no, ed uscire diciamo da quello che molto spesso viene considerato questo castello dorato e dove si fa diciamo cultura solo tra di noi, e volevamo ecco aprirci all'intero Ateneo, quindi anche ad altri che hanno scelto percorsi di vita differenti, però hanno comunque degli interessi verso le nostre discipline. Infatti questa è stata un po' la cosa che ci ha stupito, perché soprattutto a partire dall'anno scorso, quando ancora si faceva tutto a distanza, però già stavamo un po' aprendoci di più all'interno del mondo universitario, c'erano arrivate iscrizioni appunto anche da ragazzi che, appunto, come ha detto Alessia, facevano biologia, e quindi noi ci chiedevamo quale apporto potrebbero portare all'interno di un'associazione che nasce fondamentalmente in ambito umanistico. Invece diciamo che siamo sempre più sorprese di questo successo. Sì. Avete vissuto l'esperienza della Studenti, cosa vi ha lasciato questa esperienza e cosa vi ha portato a iniziarla? Allora, vado io, vai tu. Allora, quello che mi ha fatto aprire l'esperienza della Studenti è stata innanzitutto la curiosità e di approcciarsi comunque ad un'altra realtà, perché noi come associazione abbiamo partecipato, io, Alessia e Arianna, appunto venendo da un ambito umanistico, abbiamo fatto un lavoro di ricerca in ambito di comunicazione, quindi di qualcosa che non avevamo, almeno io, ma neanche loro penso, non avevamo mai approcciato, quindi è stato molto interessante vedere aprirsi a un altro campo che esula da quello umanistico. E dall'altra parte a me personalmente mi ha lasciato delle emozioni contrastanti, nel senso il clima di lavoro era molto bello, la giornata che abbiamo passato conclusiva diciamo è stata molto bella, molto arricchente dal punto di vista personale. I risultati della ricerca sono stati un po' meno diciamo deprimenti. Quello ecco, che abbiamo notato ecco, come questi paesi molto spesso noi facevamo parte ed ecco abbiamo analizzato gli articoli, quelli che venivano dai vari siti web, quindi avevamo un fanpage, tu che vedi, leggo il fatto. Comunque ecco, erano tutte testate online, e quello che abbiamo ecco notato è che comunque questi paesi, gli ultimi paesi che vengono considerati come ultimi paesi,
cioè, c'è ancora tanto da lavorare, ma anche quando abbiamo fatto uno degli ultimi incontri con la, era la delegata del Congo, anche quello è stato un incontro personalmente molto emozionante, perché comunque ancora di più è emerso quanto, diciamo, la comunicazione, bisogna ancora lavorare molto sulla comunicazione su questi paesi, ecco. E allora volevo chiedere, ma com'è che decidete i temi per un progetto o comunque anche per il blog? E se un nuovo studente volesse iscriversi, come può raggiungere l'associazione? Allora, in realtà, come abbiamo detto anche prima, la maggior parte dei nostri progetti nascono tutte da iniziative, per la maggiore le iniziative dei soci. Solo all'inizio erano progetti che nascevano in seno al comitato e poi appunto la maggior parte dei progetti che ancora oggi sono attivi nascono tutti per l'appunto da interessi personali degli associati. Iscriversi alla nostra associazione in realtà è molto semplice perché ci potete raggiungere innanzitutto a partire dai nostri canali social e basta inviare una mail al nostro indirizzo di posta elettronica associazione.aula1240@gmail.com, indicare nome, cognome, corso di studi, titolo di studi e basta, semplicemente questo. Sì. Poi c'è, ecco, noi chiediamo una piccola quota associativa, è una di 3 euro, mm-hmm. più che altro perché quando abbiamo fatto dei progetti un po' più importanti ci siamo anche autofinanziati, quindi chiediamo ai soci questa piccola quota associativa. E, che dire, anche tra i soci abbiamo anche dei soci onorari e a parte i soci fondatori, i soci semplici, ecco, questi diciamo sono i vari soci che si possono trovare all'interno della nostra associazione. Ok, io ringrazio le ragazze di Aula 1240 per essere state qui con noi, per averci raccontato la loro bellissima realtà e noi ci vediamo alla prossima puntata di Culture Mondo. Arrivederci.